Annyeonghaseyo, benvenuti e bentornati a me sul canale, bentornati anche a voi sul canale. Oggi una gloria molto molto felice perché, come avete letto dal titolo, andremo a spacchettare due pacchi giganti da un sito che sta spopolando qui su internet. Lo sto vedendo veramente ovunque, ma in pochi hanno fatto recensioni in italiano. Eccomi qua, se avete bisogno di delucidazioni, di informazioni, seguite questo video perché oltre allo spacchettamento ci sono dei codici sconto e vi racconterò insomma un po' tutto quanto. Tutta la popolazione spacchetta pacchi di Temu. Perché? Perché ha prezzi convenienti, ci sono cose veramente veramente molto molto accessibili, bellissime, ricercate, ci sono anche dei pezzi che io su altri siti non ho trovato e che invece su Temu ho trovato. Finalmente posso capire da vicino di che cosa stiamo parlando, dato che vedendolo da fuori, facendo diciamo la spettatrice, c'è sempre quella sorta un po' di titubanza, no? Prima di acquistare su questi siti. Però questo è il video giusto, preparatevi perché sono cose veramente molto molto aesthetic, come dicevo, ricercate per sia la scrivania che per sia moda e un po' di tutto. Ho fatto veramente un po' di tutto, acquisti di qualunque tipo. È un sito che nasce nel 2022 nel Massachusetts, se non erro. È una piattaforma e-commerce, trovate anche l'app, e tra l'altro vi consiglio di scaricarla e utilizzare questo codice qui per avere un ulteriore 50% di sconto. È attualmente l'app più popolare per iPhone in Italia, quindi sta proprio prendendo piede al massimo. E una volta scaricata l'app ci saranno dei problemi cognitivi, perché vorrete... cioè, viva il consumismo, capito? Viene voglia veramente di prendere la qualunque, anche perché i prezzi sono stra accessibili, nel senso trovate molto spesso anche dei countdown con degli sconti speciali. Avrete la spedizione gratuita e tipo in 7-10 giorni vi arriva tutto quello che avete ordinato. Fate conto che io questo ordine l'ho fatto settimana scorsa, ci ha messo 7-8 giorni ad arrivarmi, veramente pochissimo. Un pacco mi è arrivato venerdì, un altro pacco mi è arrivato lunedì, quindi cioè è passato il weekend, mi è arrivato il secondo pacco. Una volta spediti arrivano veramente in tempi molto molto brevi. Io ero stragasata. E che cosa è successo? Quando mi hanno dato appunto il budget per scegliere le cose, sono rimasta molto molto colpita, perché c'era di tutto, dalla tecnologia agli accessori per la casa, alla cura del corpo. E quindi ho detto, caspita, a me mancano un bel po' di cose, soprattutto per il mio setup della scrivania. E stavo aspettando di acquistare delle cose perché non trovavo ancora prodotti che mi piacessero abbastanza da poter effettuare poi l'ordine una volta deciso, no? Quindi Temu è capitato proprio al momento giusto, perché ho aperto l'app, ho iniziato a spulciare un po' di cose e ho detto, caspita, ma a me manca questo, 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 questo. E quindi tutto ciò che mi arriva, a parte qualche cosina che ho preso così per provare proprio Temu e consigliarvi anche le cose un po' più cheap, un po' più abbordabili, tutto il resto di quello che ho acquistato, che comunque costava poco rispetto agli altri siti e alle altre cose che vedo in giro, è arrivato tutto perfetto, perfetto. Ma bando alle ciance, iniziamo a spacchettare. Io ovviamente ho spacchettato in un video a parte perché non potevo aspettare. E qui davanti a voi appunto vi farò la recensione dei prodotti spacchettati. I pacchi sono stati chiusi veramente molto molto bene, non si è rotto niente di quello che c'era al suo interno, infatti questa cosa mi è piaciuta molto. Hanno cercato anche di fare meno pacchi possibili e anche questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché insomma si evita un po' uno spreco di carte, cartoni, plastiche. Al di là di questo, il primo prodotto che ho spacchettato aprendo appunto il pacco numero uno gigante è stato lo stand per il laptop, che è questo arnese che io utilizzerò appunto su una delle mie due cassettiere che trovate qua dietro, che vedete qua dietro alle mie spalle, perché mi serviva qualcosa per riuscire a sostenere il laptop, il Mac, dato che il più delle volte lo accendo mentre uso l'altro, perché magari su questo devo fare delle cose un po' più burocratiche, quindi volevo un qualcosa che mi riuscisse a tenere il computer un po' più alzato, anche per far prendere aria al computer. Sapete che quando stanno in questo modo i computer respirano, diciamo, passa, circola meglio l'aria, e quindi è molto meglio per il computer. Il mio Apple è vecchiotto, la batteria è gonfia e si surriscalda, questo è stato un acquisto molto molto utile. È semplicissimo, comodo da usare, si apre in questo modo, si tirano su le levettine e si incastra in base alla posizione che vogliamo dare al nostro laptop, quindi all'inclinazione che vogliamo dargli. Devo dire che è molto utile, non l'avrei mai comprato qua, cioè tipo andando anche in giro nei negozi fisicamente probabilmente non l'avrei nemmeno mai preso, perché sono quelle cose che sai che le vendono e che ti dici sempre, sì, la prossima volta lo compro, la prossima volta lo compro, e poi non lo compri mai. Sembra anche ben fatto, molto solido, e quindi 10 su 10 per questo prodotto. Il secondo prodotto che ho scelto mi ha fatto letteralmente urlare dalla gioia. Perché? Perché io avevo delle casse vecchissime e a sto giro ho detto basta, mi prendo delle casse
le voglio rosa e con i LED, e su Temu le ho trovate. Queste sono le casse che ho ordinato e le vedete anche alle mie spalle funzionanti. Io ho già fatto la prova audio, come vedete hanno i LED, sono veramente bellissime. Ora ve le faccio vedere meglio nel dettaglio, però mi piacciono tantissimo, funzionano strabene. È stato semplicissimo collegarle perché appunto c'è l'entrata USB per la corrente da attaccare al computer e il cavo jack senza rose. E una volta attaccate parte questo LED circolare su tutte e due le casse. L'audio è molto buono, ieri sera l'ho testato, oggi lo testerò ancora a palla. E devo dire che per il prezzo che avevano sono veramente delle casse perfette. E poi le cercavo rosa per la mia nuova postazione, insomma mi piace moltissimo questa scelta di prodotto. Aprendo il pacco di Temu ho trovato anche un'altra cosa che non vedevo l'ora di provare, perché su TikTok mi sono usciti un sacco di video di persone che suonavano questo strumento. E dato che sapete io sono un amante degli strumenti musicali, amo la musica, amo cantare, amo suonare, e non potevo non prendere questo mini arnese che mi servirà per fare dei bellissimi suoni, delle bellissime canzoni, quando soprattutto anche sono in giro, perché è portatile ed è veramente piccolo. L'ho preso a forma di Totoro e Totoro, se non sapete che cos'è, di Studio Ghibli, rimediate subito, è un film eccezionale. E questo è il prodotto, questo è l'aggeggino per suonare, che in questo momento non mi viene in mente il nome. Vi giuro lo so, però sto registrando, sono in crisi, attacco di panico da registrazione, è un po' che non mi faccio vedere. È veramente ben fatto, anche questo non costava niente in confronto agli altri siti, trovate dei pezzi veramente unici, cioè stiamo parlando di un prodotto che in giro io non lo troverò neanche tra 10 anni, e anche negli altri siti sicuramente sarei andata a pagarlo molto di più. E è bellissimo perché poi questo effetto olografico, quindi anche proprio bello da vedere, ed è fatto bene, cioè io posso suonare. Cioè, questa era la canzone di Genshin Impact che ho imparato ieri. Bellissimo! Questo 10 su 10 anche lui. Non ho dato il voto anche alle casse, 10 su 10 ovviamente, perché neanche a dirlo, mi sono piaciute tantissimo. E questa è una chicca da portare in giro e da suonare anche quando in quest'estate magari siamo fuori a, non so, in piscina, al lago, al mare, e vogliamo rilassarci o creare un po' di ambiente, ci mettiamo a suonare con questo cosino. Carinissimo! Poi ci sono su TikTok un sacco di tutorial per poterlo suonare. Questo è a 7 note, ma ci sono anche quelli più grandi, quindi potete fare anche altre tonalità e altre canzoni, però vi giuro già con 7 di queste asticelle riuscite a fare tantissime canzoni. Altro prodotto spacchettato, la Sunset Lamp, che ho visto in giro a parecchie persone per creare anche qua ambiente, una luce per la vostra stanza, per dove volete, potete utilizzarla anche come sfondo per i vostri video, per fare foto, per realizzare insomma dei setting veramente veramente ad hoc. Questa io l'ho scelta RGB. Poi ci sono tante altre colorazioni, ma all'interno di questa appunto scatolina che ho spacchettato con voi ho trovato dentro il prodotto, che è meraviglioso, piccolo, semplice, con un cavo. Voi lo attaccate USB, lo attaccate al computer, lo attaccate dove volete con la presa USB, e qua cambiate i colorini. Queste sono delle jelly, delle gelatine, che si usano tanto anche in fotografia, cioè nel senso quando si fanno i giochi di luce, di colore, con le softbox. Sono delle gelatine colorate, queste qui vanno messe semplicemente, c'è una guida qui, vanno messe semplicemente dentro a questa lucetta. Cioè io adesso ne ho messe due per fare un effetto ancora più figo, che ovviamente vedrete adesso, e hanno le orecchiette, quindi quando andate a cambiare la lucina, cioè andate a cambiare il colore, rimangono fuori le orecchiette, e simboleggia un gatto, fantastico. Mi piacciono tantissimo, adoro i colori che ci sono al suo interno, ce ne sono un sacco, e tutti questi creano una luce bellissima, anche qua vi potete sbizzarrire in base al vostro mood. Funziona bene, non si riscalda troppo, ieri l'ho tenuta accesa per più di un'ora ed era calda, normale, fate conto che ci sono 80.000 gradi, quindi devo dire che sta durando e sta performando. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Cioè ragazzi, che dire, questo spacchettamento mi crea troppa troppa gioia, perché la prossima cosa che ho spacchettato mi ha fatto anche qua urlare di gioia, soprattutto per queste estati torride, calde, con uragani improvvisi, gelo polare artico a giorni alterni e di nuovo caldo, soffocante. Non potevo non prendermi una ventola anche qua da portare in giro. Questa è ricaricabile, infatti all'interno c'è il cavetto USB, basta attaccarla qua e si ricarica semplicemente. Io sono strafortunata ad avere questa scrivania con le entrate di ricarica USB, perché l'attacco alla scrivania e questa si ricarica.
funziona benissimo, si può portare e attaccare in giro, è piccolina, compatta, ben fatta, non traballa niente, non si stacca niente, c'ha un fiore stupendo, una volta che si preme fa questa meravigliosa aria che è anche perfetta per quando si registrano i video d'estate, io non so perché non me la sono mai comprata prima. E ci sono tante colorazioni di questa su Temu, ci sono anche quelle con l'avocado, il color avocado, quindi verde, marroncino con l'avocado al centro, ci sono un sacco di chicche bellissime. Spero duri tanto, io ovviamente non so la durata di questi prodotti, però questa mini fan è ben fatta, 10 su 10 perché per adesso, a parte che mi è arrivata già carica, quindi contentissima. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Il prossimo pacchettino mi ha reso anche qua molto molto felice, perché è una stupidata che renderà la mia scrivania ancora più pucciosa e carina, proprio come in quelle che vedo dei video su TikTok, Instagram, quando una volta che entrate insomma nell'algoritmo delle scrivanie, del setup, desk, tutte queste cose molto aesthetic, vi trovate tante cose pucciose, molto giappo, molto asiatiche, che qui da noi non le trovate, cioè neanche proprio a farle fare apposta. E su Temu ho trovato di tutto, come questo dispenser dell'acqua, vi giuro, mentre lo spacchettavo questo invece, oltre a urlare, ridevo tantissimo, perché ho detto no, veramente l'hanno creato. Cioè, hanno creato un mini dispenser per la scrivania, un mini dispenser per l'acqua, cioè, veramente. Qui dentro andremo a mettere l'acqua e berremo, sorseggeremo, potete mettere anche del soju, dipende da voi, cioè, è un'idea geniale comunque mettere del soju, perché non ci ho pensato prima? Qua c'è il dispenser da svitare. Qui c'è il dispenser da svitare. Ok, questo lo caricate, chiudete e semplicemente girando, qua mettete questo bellissimo mini bicchiere incluso che è in plastica, e semplicemente niente, schiacciate e da qua esce l'acqua. Io penso sia geniale, potrei aver sete e sicuramente mi soddisferà questo po' di acqua, no? Sicuramente. Per adesso do 10 su 10, nel caso non funzionasse niente, ovviamente anche qua la recensione cala. Ma non di tanto, perché comunque è molto carino anche da tenere vuoto, cioè secondo me è veramente molto molto carino. Altra chicca che non vedevo l'ora di avere, perché avevo un mouse veramente brutto, ma veramente brutto. Anche qua non mi aspettavo grandi cose dalla sezione tecnologia e vi giuro mi ha impressionato tantissimo la qualità. Ho ordinato in passato cose su altri siti, io li chiamo siti cheap, cioè dove tu ordini la qualunque ma non sai come ti arriva, no? Puoi provare a ordinare cose tecnologiche ma non sai come ti arrivano. Da Temu tutto ciò che mi è arrivato di tecnologico in questo ordine funziona tutto benissimo ed è fantastico. E ora non so quanto dureranno, però vi dico, io sono rimasta molto molto colpita, perché questo mouse innanzitutto in foto sembrava molto più piccolo e me lo aspettavo piccolo così, mentre da quello che vedete è grande, cioè nel senso è grande, è giusto per la mia mano, sta da Dio sulla scrivania, ha una forma bellissima, forma di gattino, e il click è silenzioso, la rotella pure, morbida, cioè proprio il click morbido e silenzioso, non pensavo, ve lo giuro, non pensavo, sono rimasta colpita. Questa è della Mofi. Si chiama Wireless Mouse M3, lo trovate appunto anche nell'info box, trovate tutta la lista dei prodotti, e è appunto Bluetooth, ma il mio PC non ha il Bluetooth, quindi se voi non avete il Bluetooth nel PC, don't worry, be happy, qua dentro si incastra l'USB piccolina che io ho attaccato appunto nelle porte USB del computer, che rileverà questo mouse grazie a quella pennetta USB che funzionerà da Bluetooth, quindi se non ce l'avete tranquilli che dentro il mouse trovate tutto. Basterà mettere poi una pila, io ho messo la batteria AA, e poi c'è il tastino per spegnere e accendere il mouse. Non volevo un colore troppo che legasse troppo, perché sì, a me piace il lilla, farei tutto lilla, però lo volevo comunque neutro, perché magari poi mi stufo del lilla, voglio cambiare, almeno il mouse rimane abbastanza neutro. Questo anche qua 10 su 10. E tra l'altro non vedo l'ora di giocare a The Sims con un bel mouse, finalmente, finalmente. Ma torniamo ai prodotti di strumenti musicali, perché la vostra amica non gli bastava lo xilofono, come si chiama, il Totoro coso. No, io volevo l'Ampad, sì, ma c'era, però sei riuscita fuori dal budget solo con l'Ampad, quindi ho detto no, ne prenderò uno piccolo, perché il giorno prima di scegliere le cose avevo visto anche qua un video di questa ragazza con il Tong Drum, si chiama, messo sotto la pioggia, che faceva dei rumori bellissimi, e io mi sono detta, lo devo avere,
lo devo avere, e per veramente pochissimi euro mi è arrivato questa meraviglia. Cioè io adesso non voglio dire, ma chi ha inventato questi strumenti? È un genio, soprattutto anche per il modo in cui si possono suonare, che è semplice ma vi rilassano. E è ben fatto, adesso non so se è fatto in ghisa, non lo so, però è veramente ben fatto. E tra l'altro dentro non c'è niente di che, quindi veramente, cioè non c'è niente, è tutto metallo. Volendolo potete mettere sotto la pioggia e farlo suonare dalla pioggia. Sarà un momento magico quando ci proverò. E questo è a 6, anche qua 6 tonalità, ci sono quelli più grandi. Io per la disponibilità che avevo ho preso questo qui piccolino, ma conto di prenderne un altro più grande, e ovviamente fa più suoni e suoni un po' più forti, però è carinissimo. 10 su 10, non vedevo l'ora di averlo. Ho fatto giocare tutti i miei vicini di casa, mia mamma, ci abbiamo giocato tutti con questo e quell'altro, sembravamo una band spirituale. E poi appunto all'interno c'era anche la bacchetta da poterlo suonare. Però, come vi dicevo, se lo mettete sotto la pioggia sicuramente verrà fuori un suono magico da provare. Di questo prodotto invece, anche qua, avevo le speranze, cioè avevo le aspettative molto 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 basse. Come un po' di tutto ho avuto le aspettative un po' basse, però mi sono detta, dai no, perché le prendo. E quindi ho deciso di prendere questo paio di scarpe che già ho molto simili, perché sono delle appunto fake All Star Converse, però visto questo panda mi sono detta, ok, però io non ce le ho col panda. E tra l'altro mi sono arrivate con il panda da entrambe le scarpe, questo lo devo ancora mettere. Però, ragazzi, la cosa bella è che oltre al pupazzo panda da mettere lateralmente come quello nella foto del fotoprodotto, c'è anche la spillettina con la catenella, quindi rimane molto anche qua super stylish, da poter mettere come volete, perché tra l'altro qua questo panda ha sia la clip sia la spilla, quindi a vostra scelta, a vostro piacimento, potete metterlo nella scarpa dove volete, davanti, di lato, o non metterlo, io sicuramente lo metterò. Questa è la scarpa con il pandino montata, poi ovviamente vedrete anche l'outfit. E c'è da dire che dalla foto me l'aspettavo un po' più platform, non c'era scritto che sarebbe stata platform, però nella foto me l'aspettavo platform. Invece sì, non è piattissima, però è veramente ben fatta. Poi ne avete idea il prossimo prodotto, anche questo che stiamo per spacchettare. L'ho ricercato per mesi e non riuscivo a trovarlo né disponibile su altri siti e soprattutto ad un prezzo esagerato. La Totoro Bag, ho preso anche la borsa. Questa borsa, vi giuro, l'ho puntata per mesi e quando l'ho vista su Temu sono impazzita, ho detto no, non la posso non mettere nel carrello. Guardate quanto è carina, cioè questa la vedo anche qua, sia utilizzata che appesa nelle stanze, nelle postazioni. Sapete che io sono un'eterna bambina che non crescerà mai, adoro le cose belle, adoro contornarmi di cose belle, odio il consumismo, però purtroppo c'è questa cosa che mi fa anche apprezzare il consumismo della mia bipolarità interna. E questo, vi giuro, è uno di quei pezzi che volevo troppo. Non so se la utilizzerò perché ha, come vedete, i braccini, cioè le manigliette, come si chiamano, vabbè, queste cose per poterlo utilizzare molto molto corte, quindi non la posso mettere a braccio. La dovrò tenere così, o così, oppure così. Però veramente molto molto carina. Ovviamente invernale, perché io l'ho scelta di questa stoffa a pecorella. Ci sono tante altre combinazioni, altri tessuti, c'è anche fatto a costine, c'è anche marroncino scuro. Bellissima, ben fatta anche lei. Anche l'interno è cucito veramente molto molto bene. Non vedo l'ora di usarla. 10 su 10. Ma non è finito l'unboxing delle borse, ne avevo scelte di più, poi però sono state tolte dal carrello perché avevo da scremare, ok? E questa, sono molto contenta che mi sia arrivata questa borsa, perché no, non è un peluche, ma questa è una borsa rana. Sì, ho preso una borsa rana, perché? Perché anche lei è aesthetic, bellissima, super kawaii, super pucciosa, super bella. E sì, magari non è comoda, magari non ci sta dentro tantissimo, però cosa gli vuoi dire? Cioè tu cosa vuoi dire a questa borsa? A parte che ha il laccio per metterla sia a tracolla che a spalla o come volete, e poi, cioè, ragazzi,
è bellissima, è da me proprio, questi prodotti sono fatti per me, apposta a Temu, è stato creato per Gloria, lo volete capire o no? Questa è la sezione, questa è la parte della borsa e come vi dicevo non c'è tanto spazio, cioè qua dentro ci sta tipo un portafogli dove mettete dentro magari solo le tesserine, la carta, i soldini, forse il telefono, non ci scommetterei, e fine, cioè nel senso non ci sta più di tanto, però penso sia una borsa super stilosa, va bene così. E anche questa 10 su 10. Quest'altro prodotto invece l'ho preso per l'organizzazione invece della mia scrivania. Perché? Perché devo riorganizzare sia la scrivania da lavoro, questa alle mie spalle, sia la scrivania quella dove eseguo il mio art and craft, dove mi trucco. Quindi volevo veramente avere degli oggetti che mi aiutassero a organizzare meglio tutte le robe che ho in giro. E a proposito anche dell'art and craft, siccome spazio tra la creazione con le perline, a il mettere nelle boccette le erbe essiccate, disegnare, dipingere, fare le cose col DAS, assemblare altri, fare i libri, faccio un sacco di cose veramente, quindi mi serve un modo per organizzarmi. E una tra le tante cose che ho notato su Temu era appunto questo stand, questa specie di porta oggetti viola, che per sistemarlo bene ci ho messo un po', perché ho capito dopo che dovevo incastrarlo nei cosini apposta qua. Allora, sicuramente è uno stand in plastica morbida, cioè non è super rigida, quindi non vi consiglio di mettere cose iper pesanti, perché potrebbe sfondarsi, potrebbe comunque piegarsi la parte qua della griglia, però anche questo è super estetico, molto carino, potete metterci magari anche le cose da ufficio, le cose da scuola, le penne, le matite, i block notes, cose molto molto leggere o addirittura piante finte leggere. Molto carina però questo lilla, mi piace un sacco. Passiamo al prossimo prodotto, questo era veramente semplice da spacchettare perché era avvolto da questo cartoncino e è rimasto anche durante il viaggio integro, non si è spaccato niente. Ed è arrivata questa cassettiera bianca, io l'ho scelta bianca e trasparente, ma anche qua trovate un sacco di opzioni sul sito. L'ho presa con i coniglietti per riuscire a prendere i cassetti e tirarli fuori e usarli. Ce n'era uno in più per eventuali perdite di coniglietti, quindi ne hanno messo uno in più. È semplicissimo da incastrare, molto carina, una grandezza tra l'altro veramente una via di mezzo, molto comoda perché ci sta tanta roba, però non è invadente. Volevo troppo il No Face per la macchina perché volevo portare un po' di Studio Ghibli anche nella macchina della mia mamma, e siccome ho fatto vedere anche lei alcuni film di Studio Ghibli, ragazzi scusate il casino in sottofondo, questo video è iniziato che ho registrato con un microfono però poi il microfono è saltato, quindi vi dovete sentire con questo audio per tutto il video e sentirete anche i cani abbaiare, ma vabbè. Comunque quest'altro prodotto è il Senza Faccia della Città Incantata, non so se l'avete visto, però sono un po' ossessionata da lui, e questo qua è per l'auto, quindi voi lo appendete sulla macchina e nella parte dello specchietto retrovisore vi rimane appeso in modo così carino. Anche questo ben fatto, 10 su 10. Ma avetelo tu! Invece ci sono dei prodotti che sì, io ho ordinato, però non li ho poi scelti verso la fine. Quindi orecchini, perché in teoria sono degli orecchini, però orecchini senza, non per i buchi alle orecchie, proprio per questa parte alta dell'orecchio, quindi vanno messi qua, in questa zona, e sono dorati con questi disegnini tipo un po' così a foglia, molto molto carini, secondo me anche da mettere quando fate le trecce, fate la treccia e poi mettete incastrati questi, secondo me sono molto carini e danno un po' un tocco boho chic, un po' hippie al tutto. E quindi niente, questi qua anche loro ben fatti per adesso, sono un po' quella bigiotteria da avere ogni tanto quando si vogliono creare dei look particolari. Ho voluto scegliere per mia nipote anche il nanotape, perché se ne vedono di ogni anche qua su TikTok, gente che usa sto nanotape per ricreare bolle, per ricreare insomma palloncini, lo riempiono di cose, di stelline, glitter, poi lo gonfiano scaldandolo un po' e viene con la cannuccia e viene questa palla gigante da appunto il nanotape. Io l'ho trovato, non ce n'è tantissimo, però per il prezzo veramente pochi centesimi, pochissimi centesimi, l'ho preso lilla viola per mia nipote, così può provarla e ci può giocare. The next product is... Mi è arrivato anche questo stampo per unghie. Perché? Perché quando mi faccio le unghie vorrei utilizzare un po' gli stampini che ho, perché mi pare di averne alcuni. E qui dentro troviamo proprio la spatolina, quando andate a mettere sulla piastrina con tutti i disegnini lo smalto,
spazzate via lo smalto, cioè quindi tirate il prodotto in eccesso, e con questa parte super gelosa, bellissima, con questa parte qui che è gommosa, lui prende lo stampo e ve lo va ad appoggiare poi sull'unghia. Questo l'ho voluto provare perché l'ho sempre visto ma non l'ho mai provato io dal vivo, quindi ho sempre voluto fare gli stampi, che poi in realtà potete farli anche a mano libera con qualsiasi cosa, l'importante è che poi con questo lo trasferite. 10 su 10 anche lui, bravo bravo, ma è molto bello. Io matta per gli sticker, non potevo non ordinare gli sticker di Studio Ghibli. Sono tantissimi e questa era una delle opzioni più basse, a prezzo più basso, per poter acquistare un po' di sticker di Studio Ghibli. Sono veramente tantissimi, veramente tantissimi, e c'è di tutto, c'è La Città Incantata, Kiki Consegna a Domicilio, Totoro, Castello Errante di Howl, bellissimo, il mio amato Calcifer. Questi non so bene dove li attaccherò, però intanto ho degli sticker di Studio Ghibli, ma sono anche carini, tipo se volete personalizzare le valigie o i diari, i quaderni, le cose, le persone. Quest'altro prodotto lo avevo messo nel carrello, però non sapevo mi sarebbe arrivato. Sarà felice mia madre. Cioè, dico sarà felice mia madre? No, perché sarò più felice io, dato che a mia mamma frega poco e niente dei peli. Mentre io mi arrabbio se trovo, dopo che ho fatto la lavatrice, più peli di quanti ne aveva prima il capo che ho messo nella lavatrice. Questo perché abbiamo un cane e tre gatti, in realtà no, due gatti perché l'altro è senza pelo, però gli altri animali perdono i peli, e questi cosi qui vengono spacciati come raccogli i peli da lavatrice. Non li ho ancora provati, non vi so dire se funzionano, vi aggiornerò ovviamente su Instagram per farvi sapere se effettivamente raccolgono i peli, però sono questi fiorellini con all'interno una faccina di orsetto che dovrebbero raccogliere i peli. Raga, non lo so, proveremo insieme. Poi ho ordinato anche questa polvere per unghie perché, sempre per quanto riguarda le unghie, ma anche per quanto riguarda gli occhi e i libri che vado a creare, mi aiuterà a dare un effetto un po' più cromato, ma tutti dei riflessi arcobalenosi. Anche se non fa l'effetto mirror, non mi delude, dato che appunto lo voglio utilizzare proprio come polvere iridescente per, ma anche banalmente le creazioni appunto in dust quando vado a colorarle. Volevo un qualcosa che pam, desse luce, penso che questa polvere faccia il caso mio, poi anche per le unghie. Poi ho scelto anche questo bellissimo bracciale in labradorite bianca, è un bracciale che mi è caduto proprio l'occhio sopra, ho detto ma sì dai, perché no, ordiniamolo, anche se non è vera labradorite. Questo è il bracciale, non lo so, mi sembra un occhio di tigre bianco, e però no, però questa è labradorite, dirò, non è male, molto carina, la metterò subito insieme agli altri bracciali. Io sono un'appassionata di pietre, lo sapete, e soprattutto di labradorite. La labradorite normale è la mia pietra preferita in assoluto, mi piace veramente tantissimo. Sembra anche la selenite, cioè ha questo, però è molto più dura della selenite, la selenite si spaccherebbe subito, però carino, mi piace. Quest'altro prodotto l'ho ordinato perché io ho una fissa anche per i cappelli, e questo cappello, non lo so, mi sembrava super stylish, cioè bellissimo, lo devo un po' incurvare ancora, ci sono tutte queste, questi charm attaccati e delle spille, delle cose, però mi piace, è molto carino quando voglio fare un po' la K-pop idol, potrei tenerlo su per il resto del video. Poi ci sono anche gli adesivi di Totoro dell'auto, questa qua, ho preso questa grandezza per adesso perché volevo capire, cioè sembrava la più grande, in realtà no, ce n'è ancora una più grande, e l'attaccherò sulla macchina della mia mamma perché non ho una macchina, ma mia mamma ha aderito alla cosa, quindi la metteremo o dietro o di fianco, però secondo me dietro è molto carina. Poi abbiamo questa fascia per chignon che proverò magari con voi ora, è una cosa vecchissima, cioè tipo la usavo, vecchissima nel senso che la conosco da quando ero bambina perché la usavo da piccola per fare lo chignon in modo semplice. Questa semplicemente andate a raccogliere i capelli, a pinzarli in questo modo, cioè ad aprire questa cosa, mettete al centro i capelli e mi pare che poi si faceva così, si portava alla fine, ok? Si girava, si arrotolavano i capelli e poi dopo si andava a pam piegare per fare l'effetto chignon.
l'ho fatto malissimo. Comunque va fatto al contrario, l'ho fatto all'interno e mi è uscito uno scignone interno, sembra quasi che ho il bob, il caschetto. Poi c'è quest'altra chicca che avrei voluto prendere altre colorazioni insieme a questa, perché è carino creare un angolo di tutte queste scatoline, insomma, di questi pocket. Attenzione, pickpocket! Questo è un porta oggetti barra porta telefono, perché qui c'è un buchino. Voi mettete la presa del telefono, cioè mettete la ricarica del telefono, il cavetto del telefono per ricaricare il telefono, e questo con il biadesivo al suo interno lo incollate a una parete. O io tipo pensavo qua a questa scrivania, la parte interna, per creare più zone di organizzazione. Io l'ho preso con la fragolina, molto carino, però ci sono anche con tanti altri disegni, c'è tipo l'arcobaleno, l'avocado, se non ricordo male, ci sono tanti altri di questi. È una plastica rigida, ben fatto, 10. Poi abbiamo l'appendino da cucina, sì, perché in cucina da noi mancava un qualcosa che riuscisse a tenere i mestoli appesi, perché sopra il piano di cottura non mi stanno piacendo, si sporcano subito, quindi pensavo di trasferire tutti gli oggetti nella parte sopra il lavello, anche perché così quando si lavano li vado a mettere direttamente lì. E questo qua va inserito proprio nella mensola. Ora, non so la mensola se è profonda così o poco meno, magari uscirà un po'. Nel caso si può mettere ovunque, perché basta che va in fila, cioè questo si infila dove c'è una mensola, capito? E poi da qua voi ci appendete le cose. È molto utile, è una cosa che anche qua non avrei comprato se fossi andata in giro per negozi, ma su Temu l'ho trovata e l'ho messa nel carrello. Quest'altro prodotto invece è per raccogliere tutte le trapunte che normalmente magari vi trovate quando fate il cambio armadio, o se dovete fare il cambio estivo, invernale, non sapete dove mettere le cose. Questo diventa un ottimo cubo di tessuto con la plastichina per vedere che cosa mettete al suo interno. E con la zip semplice voi ci chiudete le cose e queste rimangono protette qua dentro. Poi abbiamo un altro prodotto che vi giuro io ho messo nel carrello perché ho detto boh, ma secondo me non funziona. E devo aprire una parentesi. Questo coso qua, questo è un toglipeli, no? Cioè questo dovrebbe andare a togliere i peli. Sembra fatto di pietra pomice levigata, non lo so. Cioè proprio spesso. Vedendo i tutorial su internet, questo oggetto in particolare dovrebbe togliere i peli in modo istantaneo. Quindi tipo io ieri sera mi sono messa qua, che ho un po' di peletti, ricrescita anche, semplicemente ho iniziato a fare questo, ok? Allora, c'è da dire che se lo passate dove ci sono, dove non c'è la pelle in fuori, ma ci sono delle ossa, che quindi non è piatta, i laterali mi fanno male, mi vanno a irritare la pelle. Quindi non so quanto sia efficiente questo prodotto. Però vi dico che utilizzandolo nelle parti morbide, facendo così, io non pensavo, raga, va veramente a levigare i peli, cioè li va quasi a bruciare, senza bruciarli, cioè li va proprio a sgretolare con questo effetto, con questa cosa tipo pietra, non so. Io ho iniziato a far così ieri sera e non c'era più il contropelo. Però non vi lascia segni, cioè non si vedono i peli levigati, è una magia. Non lo utilizzerei per fare i peli, ok? Cioè tipo se avete la peluria, non no. Questo l'ho preso come chicca per vedere se funzionava. 10 peli su 100. Poi ho ordinato un kit di elastici e super 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 mollettine carinissime. Mi sono arrivati questi elastici qui. Questi qui invece tutti piccolini per le trecce, perfetti perché sono color pastello, adoro. Questi ancora più piccoli anche qua per le trecce, super colorati, pastellosi. Questi un po' più pacchiani che non utilizzerò mai. Delle mollettine anche qua coloratissime. Ci sono alcune mollettine lilla rosa che mi piacciono e non vedo l'ora di utilizzarle. E quest'altra mollettina a fiore. Cioè io adesso vi faccio vedere la carinosizzazione, la carinosità di queste mollette. Carine! Ho voluto ordinare anche il famosissimo bracciale Ying e Yang che vedo su ogni tipo di sito da mesi. Finalmente l'ho ordinato, ho detto senti, va bene, dai, ti ordino. Sapete la mia fissazione per la dualità e soprattutto per il taoismo, questo simbolo mi ossessiona da sempre. E quindi niente, ho preso questo bracciale che si può dividere, si può utilizzare insieme, oppure si può dare una metà a uno, una metà a un altro, insomma creare questa sorta di amicizia infinita. Infatti anche questi in corda sono stati fatti molto molto bene per il prezzo che avevano, anche qua 10 su 10. Poi ho ordinato anche dei prodotti per le labbra, perché questo prodotto in particolare lo vedo su internet da anni, ma io non l'ho mai trovato e quindi
sono qui per provarlo con voi. È il Romantic Beer, questo è un prodotto labbra che va a ingere le labbra creando prima questa patina che diventa gelosa, si asciuga, e poi effetto tattoo, una volta tolta vi lascerà le labbra colorate. Io non so quanta chimicità ci sia qua dentro. Profumo di frutta. L'ho steso malissimo e senza specchio, è super appiccicoso. Sembra di stendere, non lo so, ma è anche alcolico. Cosa c'è qua dentro? Allora, all'interno c'è vitamina E, olio di rosa, essenza di aloe, essenza di frutta, polibutilene e cera mista. Oltre a questo rossetto, ne ho ordinato un altro, tra le più gettonate, è un color mattone. E questo però, come vedete, non è... cioè questo è proprio un rossetto, ok? Con un orsetto qui sul tappo, molto cute. La colorazione anche qua è super famosa, ho scelto quella più famosa, quella più acquistata. Questa è la colorazione, secondo me è molto carino, rimane molto trasparente. Per ricreare l'effetto look asiatico, questo è perfetto. Piccolo spoiler, vi colora di brutto. E anche l'altro colora, quindi è molto leggero come colore, ma vi dà anche una tinta sulle labbra, anche là. Altro con l'orsetto. Sì, qua non l'ho fatto asciugare bene. Come vedete il colore c'è. Mi piace un sacco il colore, non avrei mai immaginato uscisse di questo fragola. Nonostante io non l'abbia steso bene, però ha colorato molto bene le mie labbra. E bello! Bello! Vi consiglio di metterlo e non parlare, in modo da poterlo poi togliere uniformemente senza errori e senza macchiarvi, soprattutto come ho fatto io, però era per riuscire a fare tutto in modo veloce e farvi vedere il risultato. Mi piace tantissimo! Ha un gusto fruttato, cioè un profumo fruttato e... bello, non brucia, non pizzica, non sentite niente di niente. Devo dire che proverei anche le altre colorazioni, non mi dispiace per niente. Questo è proprio l'effetto del make-up asiatico che cercavo. Andiamo avanti con i prodotti da spacchettare, passiamo ai vestiti, perché per fare un unplane ho scelto anche alcuni vestiti. Ho scelto magliette che in realtà mi servivano, perché non avevo più delle magliette che stessero bene con la mia corporatura, perché anche col seno che mi è un po' diminuito. E su Temu ho trovato dei vestiti molto 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 belli e ricercati, anche qua stile K-pop. Se scrivete K-pop nella ricerca, K-pop dress, K-pop vestiti, vi usciranno un sacco di trend. Questa semplicissima magliettina molto molto bella, il cotone è super morbido, ben fatta, cucita veramente bene, l'ho già provata, la vedrete anche provata in questo video, e mi piace sia il taglio davanti che la lunghezza della maglietta, perché poi indossando spesso cose a vita alta questa ha una lunghezza giusta. Ma mi piace tantissimo, non pensavo, vi giuro, sono rimasta sbalordita dai vestiti. Poi ho preso anche sempre in bianco, perché non ho mai vestiti, cioè non ho mai magliette bianche, vesto sempre colorata o scura e volevo un qualcosa di un po' più candido aesthetic, e quindi ho scelto quest'altra canottiera molto simile come taglio, sempre scollo a B, fatta in questo modo con queste costine elasticizzata. Questa è un po' più sintetica, però veramente ben fatta anche lei, carinissima per l'estate. Sempre per questo periodo estivo ho scelto anche questa canottiera verdina, che secondo me è un colore meraviglioso. Questa potete utilizzarla sia per uscire che da notte. Io ovviamente la utilizzerò per uscire, perché secondo me è una canottiera super carina da uscirci. Ho già pensato anche dei look molto carini con questa. E lei invece è in cotone elasticizzato, molto molto morbida, veramente molto morbida, con questo merlettino qua e il fiocchettino. E mi ricorda molto le canottierine anche delle bambole, o comunque quelle che utilizzavo da piccola. Cioè, non so, mi sa proprio di candida questa, non la malattia lì sotto, eh. Ultimo prodotto di vestiti, ho scelto questa camicetta. Anche qua mi ispirava, perché sembrava proprio una camicetta da K-drama. E dato che siamo tutti fissati col K-drama, non potevo non scegliere questa. Questa è trasparentina, fatta in... non so come descrivere questo tessuto, però è veramente molto molto leggera. Ce la vedo soprattutto in queste giornate, perché si respira molto,
molto bene con questa, è molto larga, però con sotto magari una calottiera perché è molto trasparente. E poi per continuare anche l'effetto K-drama, essere precise con la canottiera sotto e sopra questa camicetta, sarete molto più eleganti. E last but not least, questo grandissimo, piccolissimo, comodissimo portapenne. Questo sembrava un frigoriferino, cioè ditemi se non è carino. Nelle foto era rappresentato con degli stickers che tra l'altro sono al suo interno, vi manderanno anche due pacchetti di stickers per andare ad incollarli in giro e renderlo come quello in foto. Io ad esempio ci ho messo dentro questo, potete metterci il ventilatore, un porta oggetti, semplicissimo. Qua c'è un altro spazietto per qualcosa di più pratico, ad esempio l'SD, che io quando lavoro scarico i video così, appoggio in giro l'SD, le micro SD e potrei perderle, invece qua c'è proprio una sezione apposta. Ma non è finita qui, questo scomparto si apre, sembra un frigo, dei gelati tra l'altro, e qui dentro ci potete mettere delle cose, ma potete anche tenerlo in bagno, per dire, avete le lenti a contatto, avete il portalenti, qua dentro ci sta il portalenti, qua dentro il liquidino. Cioè i pennelli e qua dentro degli ombretti, cioè ci sta veramente, è piccolo ma ci sta qualsiasi cosa voi vogliate di piccolo, di maneggevole. Cioè ha le mensole, raga, è mensolato, quanto è carino. Anche questo per la scrivania non vedo l'ora di sistemarlo nella mia postazione per poterlo vedere sempre. Queste sono le cose che ho acquistato su Temu, che ho ordinato su Temu. Spero che vi abbia fatto piacere vedermi di nuovo sul canale e vedere gli acquisti che ho fatto. Sicuramente ci sono rimasta molto molto bene dagli ordini, lo consiglio, ve lo consiglio. Ripeto, avete un codice sconto del 50% grazie a questa collaborazione che ho effettuato per voi. Quindi questo codice che trovate sempre scritto qua lo potrete utilizzare una volta scaricata l'app o sul sito di Temu. La spedizione è gratuita, avrete i vostri ordini entro 7-10 giorni e se trovate qualcosa di scontato dopo che lo avete acquistato, adesso non ricordo bene il limite massimo di tempo, però forse entro quei giorni lì potete richiedere un rimborso dei soldi se ne avete spesi di più e sul sito magari lo trovate scontato. Che ne so, io oggi faccio un ordine, questa maglietta la pago 10 euro, il giorno dopo che l'ho acquistata la trovo a 7 euro, mi faccio ridare i 3 euro di differenza, me li faccio ridare perché sul sito è scontata e sì, quindi cioè è super, veramente super figo come sito, ve lo consiglio, vi consiglio di fare un giro e soprattutto utilizzare il codice. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Temu, fatemi sapere se trovate altre chicche di questo tipo. Adesso avete capito un po' i miei gusti, che cosa mi piace ordinare. Sicuramente ordinerei anche cose per casa che non ho ordinato, tipo altre cose di organizzazione per la cucina magari o anche per il bagno. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio ancora Temu per la collaborazione e voi per aver visto il video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!